Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io come sempre sono Nikibox e siamo oggi qua con la rubrica My Games. E oggi vi ho portato, tanto mi è caduta la pianeta per terra prima, non so se avete sentito, ma vi ho portato Super Meat Boy, ragazzi. Questo è un gioco che è molto 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 particolare. Il gameplay che state vedendo l'ho registrato io e sono un pro. No, scherzo, faccio veramente schifo, sono scarsissimo. Lo gioco su PC, l'ho comprato su Steam, ma tipo pochissimo, era qualcosa come 2 euro mi pare, se non di meno. È comunque un gioco che fa veramente sclerare, nonostante lo stia giocando su PC, lo gioco con il controller, perché vi sfido a provare, anzi a giocarlo con la tastiera, senza infilare il tasto shift oppure la tastiera stessa dentro un muro, perché non è possibile. Io vi giuro ragazzi che ci ho giocato per un periodo senza il joystick e quindi con la tastiera a questo gioco. Il mignolo praticamente ha perso una falange, è diventato ancora più piccolo e quindi dopo un po' ho deciso di utilizzare il joystick onde evitare di spaccare tutto quanto. E nonostante io utilizzi il joystick, ogni tanto mi vedo costretto a lanciarlo contro il muro, perché come vedete adesso il gameplay che vi ho registrato è tratto dai livelli più semplici, dai primi livelli diciamo, perché sennò poi nei livelli più avanzati ovviamente non ci mettevo non ci mettevo molto di più a farli, nonostante io comunque ci stia mettendo un'eternità a fare questi che sono basilari, ma vi giuro ho fatto il remix, vi giuro che in quelli più difficili ci metto veramente troppo tempo. Chi l'ha inventato è un maniaco, è un pazzo. Io adesso non so se avete visto Dread l'ha portato e ha fatto il gameplay di tutto il videogame. Chi l'ha inventato è un maniaco, ok? Perché non può, cioè praticamente è studiato tutto al millimetro, tutto quanto. Se voi andate un millimetro più a destra, un millimetro più a sinistra, riuscite o non riuscite il livello, a passare il livello. Oggi proprio parlo con un italiano misto allo zingaro. Comunque, senza offesa per gli zingari, che comunque, niente, un mi piace per gli zingari. Vabbè, comunque, vi stavo dicendo appunto che questo gioco chi l'ha inventato è un maniaco veramente deprovato, perché, a parte che ci avrà messo secoli, credo, a svilupparlo, perché comunque veramente è studiato al millimetro, è qualcosa di imbarazzante. E quindi comunque anche col joystick si ha una maggiore precisione a mio parere. Poi ovviamente chi ha la tastiera meccanica da pro gamer riuscirà benissimo anche con la tastiera. Per quanto riguarda la grafica, come potete vedere questo gioco è nel senso, mi viene da dire un termine ma non so se è giusto, minimale, minimista, non so come si dica. Vi metterò poi in sovrappressione il termine corretto. Comunque ha una grafica che è ovviamente adatta al tipo di gioco, non ci serve un Frostbite 3.0 per descrivere questo gioco, per farlo muovere, per renderlo ancora più bello, perché è divertentissimo. Vi assicuro che ci passerete le ore bestemmiando la maggior parte del tempo, però comunque lo passerete in ogni caso. Come vedete dal gameplay ho cercato di portarvene uno dove morivo il minor numero di volte e vi assicuro che non è facile, perché per qualsiasi cosa morite, perché siete fondamentalmente, adesso vi racconto un po' la storia di questo gioco. Avete presente Super Mario che deve inseguire la donzella, la principessa in tutti i mondi? Ecco, esatto, voi siete un pezzo di carne però, Meat Boy, quindi un pezzo di carne che ha delle forme umane, tra virgolette, che ha gli occhi, la bocca, delle mani e delle gambe, che riuscirà a correre sui muri, a strisciare dappertutto e lancerà, come vedete, del sangue ovunque, perché siete appunto un pezzo di carne. Cosa dovete fare? Dovete praticamente, lo scopo di ogni livello sarà quello di liberare la donzella. Per arrivare alla donzella però, che è quel pezzettino di carne rosa che urla, dovrete affrontare una serie di trappole. Se non sono trappole, sono dei marchingegni veramente devastanti, a livello psicologico, ve lo assicuro, che vi faranno impazzire ragazzi. Veramente, scaricatevelo, compratelo, perché costa veramente poco ed è comunque, vanno premiati gli sviluppatori. Nonostante io per la maggior parte del tempo che ci ho giocato li avrei voluti uccidere, alla fine comunque vanno premiati, perché devi avere una testa malata per creare questo gioco. Veramente è imbarazzante.
Poi ritornando sempre alla storia, come sempre avrete un cattivo. E il cattivo è quello che vi ruberà la donzella, che vi... sì, vi rapirà la donzella ogni fine livello. Praticamente ogni livello, quando voi arrivate alla fine e riuscite ad arrivare alla donzella, arriva questo... il cattivone che ve la rapisce di nuovo. La storia sostanzialmente è strutturata così. Ci sono un... non mi ricordo quanti mondi, un po' di mondi comunque, adesso non mi ricordo... Vi lascerò il numero più preciso, magari da qualche parte. E voi, alla fine di questi mondi, dovrete sostanzialmente distruggere, ammazzare o comunque riuscire a scappare in un modo efficiente dal boss. Il boss comunque è rappresentato sempre dalla stessa persona. E ovviamente, man mano che si va avanti con questi mondi, si ha una difficoltà sempre maggiore, ostacoli sempre più difficili da sorpassare, trappole sempre più complicate. Veramente, ad un certo punto arriveranno dei razzi misti a turbine di vento che vi spostano dappertutto. È veramente imbarazzante, vi viene proprio voglia di prendere il joystick e infilarlo nel muro. E quindi io, ragazzi, mi raccomando, se dovete giocare a questo gioco, fatelo con un'estrema calma, non come faccio io che mi incazzo ogni due minuti, ma vedrete meglio voi quando lo comprerete e ci giocherete per la prima volta, che è veramente qualcosa di devastante. Adesso vi lascio con il gameplay, di sottofondo c'è la mia voce, non era un commentary, era solo, è solo per farvi capire quante bestemmie tiri quando giochi a questo gioco. E quindi niente ragazzi, noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Se vi è piaciuto questo, lasciate un like, un commento con magari un gioco che volete vedere. Io però vi devo mettere la lista, se no non potete scegliere. E quindi niente ragazzi, come sempre noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, un like per farmi capire che vi piace la serie. Ciao a tutti, vi lascio col gameplay. Ragazzi, ascoltate molto attentamente. Porca p***. No. Porca p***. Sono morto lì. Adesso muoio. Porca p***, lo sapevo. Non so cosa devo fare lì, devo saltare, Dio.